Buonasera, un ben trovato ai telespettatori del circuito televisivo Giulio d'Italia, dodicesima puntata di Obiettivo Napoli, come sempre in studio con noi, l'onorevole Marcello Taglialatela, deputato di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Buonasera, onorevole. Buonasera, buonasera a voi. Una nuova puntata dedicata questa volta alle iniziative che il partito di Fratelli d'Italia sta tenendo sul territorio con l'attivazione di una serie di gazebo, gazebo per sensibilizzare l'opinione pubblica. Innanzitutto partiamo dai fatti più recenti. La firma di un accordo tra il Ministero dell'Interno e 265 sindaci, ben 265 della Regione Campania. Un accordo, e vediamo anche la prima slide se della Regia sono pronti, che prevede l'inserimento degli immigrati nel comparto lavorativo dei beni culturali. Uno schiaffo alla nostra terra, così è stata. Uh, intitolata questa iniziativa di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale, Onorevole Tagliatela. Sì, è, non solo è uno schiaffo, ma anche un tentativo di continuare in questa politica di vera e propria invasione che eh, sta colpendo i nostri territori e in modo particolare i nostri giovani, ma um, senza entrare nei discorsi di carattere generici eh, e invece parlando di fatti specifici. Uh, il ministro Minniti eh, ha firmato qualche settimana fa con 265 sindaci eh, della nostra regione un accordo che prevede l'utilizzo di immigrati eh, all'interno dei siti culturali, siti archeologici, quelli di maggiore valore che noi abbiamo. Certo. Eh, questo accordo che costerà all'Italia 30 milioni di euro 30 milioni di euro eh, solo per quello che riguarda la Campania prevede, per esempio, che nel comune di Napoli vengano utilizzati 2.000 immigrati pagati dallo Stato e che saranno messi a disposizione gratuitamente eh, a, al sindaco di Napoli, che li utilizzerà ovviamente in teoria per guide turistiche, non so cos'altro, possano fare all'interno dei nostri. Siti eh, culturali, ma di fatto sarà mano d'opera a bassissimo mercato eh, che toglierà eh, un lavoro nobile ai nostri giovani. Perché parlo di lavoro nobile? Perché a me pare evidente che nel sud Italia, in modo particolare Napoli e Campania, il turismo possa essere un grandissimo volano di sviluppo economico e occupazionale. Eh, tutti dicono che è il nostro petrolio, sì. eh, che può rappresentare una risposta. Che dà anche identità culturale ai nostri territori, e improvvisamente qualcuno che evidentemente deve essere diventato folle immagina di utilizzare gli immigrati inserendoli all'interno di un meccanismo tipo lavoro socialmente utile. Per cui i sindaci avranno a disposizione gratis queste persone, queste persone immigrati saranno pagati dal Ministero degli Interni e di fatto si impedirà. Che i giovani eh, napoletani, salernitani, beneventani, casertani, avellinesi eh, potranno eh, essere utilizzati all'interno del, del nostro immenso giacimento culturale. Insomma, quando si dice che a Pompei ci sono poche guide turistiche, certo. qualcuno sta immaginando che eh, il sindaco di Pompei possa utilizzare 85 persone, perché per Pompei. Il numero è esattamente di 85 persone all'interno degli scavi o comunque all'interno delle altre eh, presenze storiche, culturali, archeologiche del nostro, del nostro territorio. Per noi è un vero e proprio attentato ai nostri giovani ma anche alla identità eh, del sì. nostro territorio. Come Fratelli Italia abbiamo iniziato a mh, organizzare delle iniziative innanzitutto per spiegare alla gente un elemento che in pochi sanno perché ovviamente questo è un accordo che è silente hanno firmato eh, perché in secondo lei tutto questo silenzio? ma secondo me perché si vergognano io, io sono convinto che il Partito Democratico che è il vero responsabile e negativo di questo atto anche attraverso il suo ministro Minniti eh, si sì, vergogni di questo eh, accordo che evidentemente è un, un tentativo nemmeno troppo eh, diciamo, eh, segreto eh, di continuare ad alimentare un filone economico di spesa all'interno del quale, e lo dimostrano i fatti di cronaca giudiziaria, certo. e poi alla fine ci sono scandali, ruberie, sprechi, eh, e ripeto, in questo caso oltre a sprecare soldi, 20, 30 milioni di euro, vi è anche l'aspetto vergognoso, mortificante, per il quale bisogna... Eh, alzare la voce, non solo la voce, che alla fine toglierà lavoro, lavoro nobile ai nostri giovani. Onorevole, che lei sappia è un regalo, tra virgolette, che è stato fatto soltanto alla Campania? Eh, francamente non lo so perché io mi sono preoccupato ovviamente eh, eh beh, del nostro, nostro territorio. Immagino che il ministro Migniti questo tipo di meccanismo voglia lo voglia replicare anche nelle altre regioni, in modo particolare nelle regioni eh, meridionali, anche perché vi è un elemento che in questo caso ha anche uno sfondo di tipo puoi dire, razzistico o comunque di eh, diverso atteggiamento che lo Stato ha nei confronti degli immigrati. Gli immigrati arrivano nel mezzogiorno d'Italia ma quasi sempre si spostano a nord perché al sud non trovano lavoro. In questo caso offrendo loro un lavoro a danno degli italiani troveranno anche il sistema per evitare che gli immigrati salgano verso le regioni settentrionali. Quindi al danno si unisce la beffa, certo. è veramente una vergogna sulla quale come Fratelli Italia stiamo facendo una campagna di informazioni innanzitutto perché gli italiani devono sapere cosa il governo ex Renzi attuale Gentiloni con il PD e tutto il centro-sinistra sta organizzando ai danni del nostro territorio e soprattutto dei nostri giovani visto che parliamo di beni culturali le domando onorevole Tagliatella non sarebbe stato meglio eh, assumere tutti coloro i quali sono risultati idoni nel famoso concorsone del MIBACT l'ultimo concorsone eh, che ovviamente ha visto concorrere laureati, naturalmente storici, archeologi, eh, laureati in scienze della comunicazione, insomma, comunque esperti del settore piuttosto che eh, arruolare degli immigrati. Almeno e nel frattempo mi avrebbe pare, avuto una collocazione un po' più dignitosa nelle more poi della collocazione definitiva. Mi pare evidente, ma sarebbe ancora possibile oggi, anche con la stessa spesa, utilizzando il meccanismo di garanzia giovani, garanzia giovani certo. che è stato pubblicizzato dal PD come un'occasione di primo lavoro per gli italiani, in modo particolare nelle regioni eh, meridionali, alla fine eh, non ha funzionato. Nella migliore delle ipotesi qualcuno è stato preso eh, e gli arrivano in ritardo 500 euro al mese eh, in tasca senza che eh, svolgano un lavoro vero e quindi senza nemmeno imparare un mestiere. Loro avrebbero dovuto impegnarsi, e forse questo non lo vogliono fare, quando dico loro dico il centro di sinistra e il PD, nell'organizzare all'interno di tutti gli edifici che hanno un interesse storico-culturale, in tutte le zone archeologiche che hanno bisogno di essere valorizzate, un lavoro di grande interesse, ma evidentemente non ci credono, per loro è molto più semplice. Prendere dei soldi, sostenere che questi soldi devono andare agli immigrati per consentire loro l'inserimento certo. all'interno della nostra società, non rendendosi conto che questa sarebbe una vera e propria sciagura ai danni certo. dei giovani napoletani e campani, ed è il motivo per il quale, alla sua domanda rispondo, perché non se ne parla, perché si vergognano. E noi invece vogliamo che la cosa venga saputa, perché gli italiani devono poter giudicare chi governa attraverso le azioni che mettono in essere certo. e questa è un'azione che ripete un vero e proprio attentato e uno schiaffo alla nostra identità. Onorevole, con quale criterio verranno scelti questi immigrati? Beh, io immagino con lo stesso criterio con il quale si organizza il capolarato per gli immigrati. La mia è una risposta ovviamente eh, amara, eh, non ne ho idea. Eh, francamente non lo so, immagino che il Ministero degli Interni fornirà... Ma spero che questo non accada. Degli elenchi eh, e ripeto: spero che non accada perché io non sono contrario agli atti di generosità eh, o di eh, solidarietà. Eh, ma questo non deve alla fine ledere in modo irreversibile la speranza dei giovani eh, italiani e napoletani in particolare. Perché, lo ripeto, il settore dei beni culturali, dei beni archeologici, della cultura in genere. Da troppi anni viene definito un petrolio a disposizione delle nostre regioni, ma in questo caso il petrolio lo vogliono riportare eh, da altre parti certo. eh, e mi sembra una follia. Noi abbiamo distribuito questo volantino in questi giorni, eh, uno schiaffo oh, alla nostra identità. E alle spalle c'è l'indicazione precisa, esatta, con numeri, con riferimenti alla vergogna che il centro-sinistra sta cercando di realizzare. E noi, come Fratelli d'Italia, insieme a Giorgia Meloni, stiamo pubblicizzando, informando gli italiani in particolare di quello che sta accadendo. E veniamo alla seconda slide. Ecco, anche in questo caso. Eh, viene messa in evidenza un dato, la disoccupazione giovanile che ha raggiunto una percentuale considerevole, ragguardevole del 50%, la nostra storia, la nostra cultura non possono essere consegnate agli ultimi arrivati. Beh, è evidente, lo ripeto, noi abbiamo una disoccupazione giovanile elevatissima. Eh, con A una Napoli crisi, non ne parliamo proprio. Con una crisi industriale che oramai penso che nessuno immagini di poter recuperare in tempi brevi. Abbiamo avuto nel corso degli ultimi anni un solo aspetto positivo, un aumento del turismo, sì. determinato da motivi anche di carattere internazionale. Eh, fortunatamente, spero che ovviamente questo continui, in Italia i turisti si sentono al sicuro, in Italia meridionale ancora di più eh, e vediamo una vera e propria invasione, questa positiva, di turismo internazionale. Bene, è evidente che i turisti quando vengono in un posto vogliono servizi, tra i servizi ci sono anche coloro i quali eh, li accompagnano, li proteggono rispetto ai percorsi, li informano delle iniziative e questo è un lavoro che va dalle guide turistiche, che ovviamente hanno una loro professionalità specifica e nessuno la deve toccare, ma anche al tentativo di evitare che i turisti vengano... Importunati eh, o comunque eh, agevolando la loro presenza eh, sul territorio. Bene, questo è un dato che noi riteniamo che possa sconfiggere questo 50% della disoccupazione ed è un dato che viene messo in discussione un vero e proprio attentato attraverso, lo ripeto, un meccanismo folle che il Ministro Minniti vuole mettere in, in atto e che eh, determinerebbe un ulteriore danno nei confronti dei nostri giovani. Eh, noi eh, riteniamo che sia assolutamente necessario fermare questa sciagura, eh, il contratto eh, è stato non ancora ehm, eh, concretizzato perché firmato da 265 sindaci, fortunatamente ancora non è partito il programma e noi dobbiamo fare in modo che questo programma venga cancellato e che i 30 milioni di euro che sono stati uh, stanziati vengano utilizzati in maniera assolutamente diversa, uh, nei beni culturali certamente perché questo rappresenta un volano di economia, ma certamente non per creare una sacca eh, che poi alla fine premierebbe gli immigrati a danno degli italiani. Onorevole, un'ultimissima e brevissima le chiedo eh, riflessione, diciamo, della disoccupazione giovanile al 50%, però è una percentuale destinata anche a salire perché molti giovani non si scrivono nemmeno più nelle liste eh, di quelle che una volta erano il collocamento, oggi centri per l'impiego. Soprattutto quei giovani che in un primo momento entrano nel circuito lavorativo, salvo fuoriuscirne dopo poco. E questa è una triste verità, che si somma ad un'altra triste verità. In tanti non si iscrivono alle liste eh, dei centri per l'impiego e vanno a lavorare all'estero. Eh, quindi, togliendo energie giovani, menti eh, giovani allo sviluppo del, del nostro territorio. Eh, sono. Assolutamente convinto che senza buonismo e politiche di pannicelli caldi noi dobbiamo fermare l'invasione degli stranieri in Italia, dare priorità alle occasioni lavorative che devono premiare i nostri giovani, ovviamente i giovani che eh, dimostrano di voler lavorare sul serio, perché anche qui c'è bisogno di attenzione. Chi è di destra è tenacemente convinto della necessità innanzitutto di premiare i più volenterosi. Uh, i più deboli ma i più volenterosi ed è un criterio al quale ispiriamo tutta la nostra impostazione uh, di politica, di economia, uh, noi ci definiamo dei patrioti perché riteniamo che in questo momento di grande difficoltà debbano essere difesi innanzitutto gli interessi nazionali e lavoriamo su questo con delle iniziative concrete che possono non piacere ma sulle quali come Fratelli d'Italia noi ci mettiamo la faccia la nostra identità politica, personale, sociale e culturale. Bene onorevole, noi ci vediamo la prossima settimana per la tredicesima puntata, grazie a Marcello Taglialatela, parlamentare di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Eh, vi ricordo che anche questa produzione sarà visibile sul nostro sito internet www.julinews.it. A tutti voi, una buona serata e onorevole. Buona serata anche a lei, anche a voi.